può ancora essere ottimisti sul futuro dell'Europa? Certo, se lo furono De Gasperi, Adenauer e Schumann all'indomani di una guerra mondiale, possiamo esserlo noi. Parlare di Europa dei popoli, amare le nostre istituzioni europee, farle conoscere ai giovani. È quanto mai attuale oggi il messaggio dei padri fondatori dell'Unione Europea, Altiero Spinelli, Giorgio Amendola, Alcide De Gasperi. A quest'ultimo, al suo impegno e al suo forte legame con Adenauer e Schumann, è dedicata una mostra didattica curata dalla Fondazione De Gasperi, inaugurata lunedì 14 maggio nei locali del Polo del Novecento a Torino, con la collaborazione della Fondazione Carlo Donat Cattin, della città metropolitana di Torino e dello sportello Europe Direct. L'iniziativa rientra in un ampio calendario voluto dal Polo del Novecento, a quasi 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, a 16 dall'introduzione della moneta unica e a 11 dal Trattato di Lisbona. Un itinerario di dialoghi e ascolto intergenerazionale sul futuro dell'Europa, come ha spiegato il direttore Alessandro Bollo nel suo intervento. Hanno poi preso la parola Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea, la consigliera delegata alle relazioni e ai progetti europei e internazionali della città metropolitana di Torino, Riccardo Moschetti del Movimento Federalista Europeo, Domenico Cerabona Ferrari della Fondazione Giorgio Amendola e Lorenzo Malagola, segretario generale della Fondazione De Gasperi, che ha effettuato un collegamento telefonico in diretta con Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista e presidente onorario della Fondazione. Adenauer, De Gasperi, Schumann, un'amicizia che parla ancora agli europei di oggi? Indubbiamente, un'amicizia che ha segnato dei tempi eccezionali, ma che in qualche modo riflette anche i tempi difficili che stiamo vivendo oggi, tempi che ci pongono di fronte a delle sfide nuove per l'Europa, come la migrazione, la sicurezza, il terrorismo, ma anche la globalizzazione che ha coinvolto tutti i cittadini europei, anche gli italiani in questi ultimi anni, e di fronte alle quali il sogno di questi grandi uomini che sono stati padri fondatori dell'Europa resta validissimo, resta vivo e resta soprattutto attuale e da implementare. È come in questo momento abbiamo bisogno di prenderci tempo e spazio per riflettere sulle grandi sfide dell'Europa e dell'essere cittadini europei, su che cosa implica quindi anche dal punto di vista della partecipazione e della cittadinanza. Vogliamo che questa sfida non coinvolga solo gli addetti ai lavori e gli appassionati, ma anche e soprattutto le nuove generazioni. Noi siamo orgogliosi di ospitare all'interno della città metropolitana, nella nostra sede di Corso Inghilterra, lo sportello Europe Direct, che si dedica ai cittadini e alle amministrazioni che vogliono sapere quali sono le informazioni, quali sono le politiche europee e soprattutto i vantaggi che ne possono trarre.